L'amministrazione comunale e io naturalmente siamo molto grati ad Amitié Sans Frontières perché è diverso tempo che si parla di questo progetto, è diverso tempo che l'associazione vuol fare qualcosa di importante per la città nell'ambito del loro progetto territoriale. Sappiamo che è un'associazione molto importante, nata nel Principato di Monaco 30 anni fa, mentre la realtà locale ha oltre 13 anni e quindi è bella questa partecipazione della società civile ad un progetto che riguarda la nostra biblioteca Angelo Mai. Questo progetto è un progetto importante che loro hanno voluto perché riguarda il restauro di una sala all'interno della biblioteca Angelo Mai e questa sala verrà adibita al laboratorio di restauro in parte, di pulizia dei nostri volumi, quindi di manutenzione di quello che è il patrimonio e la memoria della nostra città. Tutto questo verrà fatto naturalmente grazie a dei restauratori professionisti, ma anche al supporto importante delle persone che appartengono così al centro diurno disabili del comune di Bergamo e quindi è un'attività che da una parte è utile per la cultura e dall'altra è anche un'occasione di coinvolgimento appunto di persone che hanno comunque necessità di essere integrate nel tessuto sociale. Mi sembra che con questo progetto si possa fare molto bene. Il nostro club si è sempre contraddistinto per diciamo progetti locali tesi ad aiutare soprattutto i bisognosi, insomma, situazioni di disagio. Quest'anno, per la verità, ci siamo sentiti sensibilizzati sul progetto, diciamo, della ristrutturazione della Biblioteca Mai. La motivazione che ci ha spinto in particolare è stato il laboratorio per disabili, il laboratorio della Gattoria per disabili. Dare un contributo a persone che hanno disabilità e che vengono inserite in un laboratorio di legatoria, ci è piaciuta tantissimo come idea, è stata una motivazione molto forte che ci ha spinto.